Rico Daros, insomma, punizione che ha messo l'ipoteca sulla partita, purtroppo sei uscito a poche battute dalla fine per un intervento che a me sembrava falloso, tu con grande onestà mi dici invece che quell'ultima situazione di gioco è stato un intervento pulito di Muffatto e non sulle tue gambe, ma sul pallone. Sì, è stato un intervento pulito, ha beccato la palla, forse potevo anche rialzarmi, ma ho sentito un dolore sul flessore, ho preferito non rischiare visto che mancava poco. E ho detto al mister se poteva fare il cambio e niente, insomma. Parte il sorriso per il terzo centro consecutivo, insomma oggi la Triestina, i suoi tifosi, tutti si può sorridere, essere un pochettino più allegri perché oggi era veramente una giornata di quelle importanti, esame superato in pieno. Sì, era un esame importante oggi per vedere se eravamo una squadra da vertice. Penso che l'abbiamo superato, non è che abbiamo giocato benissimo, visto anche le condizioni del campo che erano abbastanza disastrose, però abbiamo dimostrato di essere squadra, insomma, e si è visto nel secondo tempo, li abbiamo tenuti là e abbiamo fatto 3 gol. È stato un discreto pizzico di fortuna nel subire un gol sul quale gli avversari hanno avuto molto da discutere, poi sul ribaltamento a sbloccare la partita e a quel punto l'inerzia è andata chiaramente dalla parte vostra. Sì, sono gli episodi che a volte ti fanno vincere le partite, ti fanno vincere i campionati. Questa volta è andata bene così e niente, magari altre volte certi episodi venivano contro. Però, insomma, credo che le partite si vincano anche con queste cose, con queste situazioni. Per cui, bene così. Te l'hai ripresa col parrucchiere, però da quando ti ha fatto questo taglio che non condividi hai iniziato a segnare a raffica. A questo punto ci torniamo. Boh, vediamo tra un paio di settimane. Grazie, Enrico. Niente, grazie a te.